Siamo alle telecamere fisse, come si dice in gergo ciclistico. Il campionato di promozione si accinge a vivere l'ultimo palpitante atto, ovvero la 30ª giornata di un torneo che è stato dominato dalle squadre della provincia di Lucca. In particolare dal Vorno capolista, che con un solo punto di vantaggio sul Camaiore intravede la possibilità di cogliere una storica promozione in eccellenza, mentre per il Blu Amaranto si tratterebbe di un semplice ma quanto mai gradito ritorno. Vorno di scena a Laghetti di Lammari. All'andata, match giocato lo scorso 7 gennaio, finì con un pirotecnico 4-3 per la squadra di Alfredo Cardella, che qualora riuscisse a ripetersi respingerebbe l'ultimo assalto della formazione di Mister Pieri, che a sua volta giocherà sul campo del temibile Quarrata, terza forza del campionato. La classifica suggerisce che tra le ipotesi al vaglio potrebbe starci anche un eventuale spareggio Vorno-Camaiore, anche se non pare tra le più probabili. Certo invece che il Pietrasanta giocherà i playoff, da capire se da terzo o quarto, mentre in coda la Folgor Marlia pare ormai destinata allo spareggio salvezza, probabilmente contro il Lucco. Fari puntati dunque su Laghetti, si tratta di un derby e sarà interessante capire la voglia dell'Amari di Fracassi di giocare magari un brutto scherzo ai cugini del Vorno. Ma anche il compito del Camaiore a Quarrata si profila tutt'altro che agevole, cercherà di approfittarne il Pietrasanta, che però a Cerreto Guidi si troverà di fronte a una compagine che vuole il quinto posto e playoff. Nella parte bassa della classifica, alla Folgor probabilmente non basterà battere il già retrocesso Candeglia per evitare playout. Gara invece ormai ininfluente, quella del Villa Basilica a Lamporecchio.